Allora, ritengo che ci siano da dare delle spiegazioni perché molti furbetti stanno utilizzando in maniera strumentale cose che niente hanno a che vedere né con il settore industriale né con il settore politico, ma anche poco con il settore calcistico e sociale. Allora, prima di tutto, siccome io parlo abbastanza bene la lingua italiana, è chiaro che non mi sono mai rivolto a tutti i cittadini ternani. Solo dei faziosi possono insistere continuando a dire che io mi sono rivolto a tutti i cittadini ternani, perché non ho mai pronunciato proprio il nome cittadini ternani. Ho parlato di tifoseria e quindi al massimo mi sono rivolto alla tifoseria ternana, cioè la tifoseria che tifa Terni. Siccome allo stadio vede arrivare 4, 5, 6 mila persone, insomma quelli che vengono, ma non 105 mila, vuol dire che evidentemente non tutti i ternani tiferanno Ternana. Detto ciò, non mi sono rivolto in realtà nemmeno a tutta la tifoseria ternana, ma mi sono chiaramente rivolto a quella parte di tifoseria ternana che evidentemente esagera troppo con la birra o che evidentemente sta un po' fuori di testa, perché una birra non fa male a nessuno, ma 150 delle volte non ti fanno ben capire. Ultima analisi, sono andato sotto la curva a scusarmi con la tifoseria, come dovrebbe fare ogni bravo presidente quando evidentemente le cose non vanno nel modo giusto, e ci sono andato perché la mia squadra non era venuta completamente sotto la curva, ad un certo punto ha girato e questo non mi è piaciuto. Io stavo in panchina e sono venuto sotto la curva a scusarmi con la tifoseria. Il bicchiere che mi è stato tirato, la bottiglia, il bicchiere, i soldi, la monetina, non ho letto. So che ho pagato 2000 euro per qualche coglione che ha fatto una coglionata. Detto questo, ribadisco quello che ho detto. Rivolto a quel coglione che ha fatto la coglionata, non penserà certo di poter gestire la mia vita tirandomi una bottiglia o sparandomi una fucilata. Evidentemente quello resta coglione e così è. E quella parte di tifoseria a me non piace. Non piace quella parte di tifoseria che comunque non fa bene alla Ternana, non tifa per la Ternana, non ama i colori della Ternana e non ha niente da insegnarmi su come si possa evidentemente vivere la squadra della Ternana. Poi, la terminologia nel fatto che nel momento del bisogno questa gente fa solo guai e nel momento del successo tutti sono sul carro, mi sembra abbastanza chiaro, non devo ritirare assolutamente niente. Mi piacciono le persone che stanno sempre dalla loro parte. Ecco perché stimo di più le persone alle quali sto sul cazzo tutta la vita, piuttosto quelle alle quali invece in certi momenti sto simpatico perché la Ternana vince. Altra cosa che dobbiamo chiarire è che il mio modo di fare, il mio modo di essere, molti mi vogliono insegnare come devo fare. Signori, ci avete poco da insegnarmi, voglio dire. Io, come giustamente diceva già Oscar Wilde, sono come sono e voglio continuare a essere come sono. Se vi sta bene, bene, se non vi sta bene, pace. Mica voglio venire a cena con voi o mica voglio venire a pranzo con voi. Per quanto poi riguarda il discorso politico, discorso completamente diverso, io purtroppo di politica ne so più di tanta altra gente. E comunque fare politica in una città vuol dire aiutare la città ad emergere e non a diminuire tutti i giorni. Sapete che Terni era nata per avere 350.000 abitanti e che era nata per avere uno sviluppo immenso? Non è mai arrivata a questi risultati. Detto ciò, non voglio parlare di politica perché non lo voglio confondere col calcio. Per quanto riguarda poi tutti i cittadini ternani, io voglio essere chiaro. Non ho assolutamente niente contro i cittadini ternani e non mi sento né meglio né peggio dei cittadini ternani. Mi sento ternano perché sono un cittadino onorario ternano e quindi mi sento ternano come gli altri. Se dicessi che ternani sono stupidi, io sarei stupido. Se dicessi che sono intelligenti, io sarei intelligente. Ma non dico niente perché i ternani sono troppo più intelligenti di quanto vogliono far credere. Quei quattro sfigati rincoglioniti che vogliono buttare tutto in caciara. Tanto signori non ce la farete a buttare tutto in caciara, piuttosto oggi guardiamo che cos'è che la regione decide rispetto a quei posti letto che doveva assegnare a Terni. Se non sbaglio anche in Italia è il 28 e il 28 la regione doveva decidere su quanti posti letto per la sanità vanno alla città di Terni. Aspettiamo, prima di sera, voglio dire, c'è ancora tempo, per me un po' di più, per voi un po' di meno. Arrivederci a tutti, grazie.